Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Questo è un video in collaborazione con Serena del canale Sere Channel. Mi raccomando, andate a seguirla. Se mi ricordo, lascio nell'info box il suo canale, il link al suo canale. È una vita che praticamente io e lei ci seguiamo a vicenda. Abbiamo fatto pochissime, mi sa, collaborazioni, forse due o tre, non di più, e finalmente ne facciamo un altro insieme. Il titolo è Unconvention tag, non so che cosa io abbia detto. Ti svelo 18 cose su di me. Allora, prima domanda: qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli? Allora, anzi, prima ancora, ok, di queste domande qua, io intanto vi dico che quando le ho lette, in alcune domande ho riso e nelle altre mi sono un pochino preoccupata perché intanto l'ho scelto Serena, no? E sono stata contenta comunque di farlo perché sapete che i tag di solito non li faccio tanto. Ho detto vabbè, facciamolo. Cercherò di rispondere, ecco, seriamente in alcune e un po' non seriamente per sdrammatizzare in altre. Come al solito le coccinelle vicino a me, spero di non ammazzarle. Comunque, torniamo a noi. Qual è la prima cosa che pensi quando ti svegli? Allora, dal lunedì al venerdì, barra dal lunedì al sabato, dipende dai miei turni del lavoro, quando mi alzo dico merda. È suonata la sveglia, devo proprio andare a lavorare, sono obbligata, non posso stare a letto, e queste cose fantastiche qua. E poi mi dico, sì, non sono Berlusconi, quindi ok, alzati, vai a letto. Faccio tutti questi pensieri, no? Cerco una scusa per rimanere a dormire, ma niente. Invece alla domenica, che di solito comunque sono a casa, non ho pensieri importanti alla mattina, anche perché sono una persona che vuole abbastanza silenzio i primi minuti che mi devo capire dove sono, chi sono e perché ci sono. E quindi di solito cerco il mio uomo accanto, se c'è, se non c'è, magari lo chiamo se non c'è. La prima domanda di solito è tipo cosa facciamo di bello, cosa mangiamo fuori, non mangiamo fuori, dove andiamo, dove non andiamo, queste cose qua un po' frivole, ecco. Hai mai odiato così tanto da augurare del male? Sì, purtroppo sì. Ho anche pregato che la persona non solo subisse del male, ma finisse insomma la sua esistenza. E non è bello, è solo che certe cose non si possono sopportare o comunque si cerca, ma ci sono delle cose veramente pesanti che non si possono sopportare. Non ho voglia di raccontarle perché sono cose private che riguardano l'ambito familiare, specialmente una cosa che è collegata a, non è riferita a mia mamma, ma è collegata a mia madre. Quindi no, non mi va, insomma, di raccontare queste cose così tanto private, anche perché poi YouTube deve essere un po' una cosa allegra, non pesante, ecco. Si parla di comunque tradimenti, si parla di debiti, e penso che quando queste cose succedano, grazie, insomma, a un genitore o comunque a una persona tanto vicina, sono cose grandi, sono dolori forti per ragionare in maniera specialmente lucida e per cercare di non pensare al male, sostanzialmente. 3. Credi nella vita dopo la morte? Non tanto perché ho smesso di essere un po' credente, quindi secondo me si dovrebbe credere nella vita dopo la morte se si crede a qualcosa, principalmente. Io più che altro diciamo che spero, perché penso sempre cosa ne sarebbe di me stessa, della mia anima dopo la morte. Per me la morte è una cosa che mi terrorizza, mi ha sempre terrorizzato. Non la capisco, non la concepisco e in fase adulta mi fa ancora più paura. Quindi non ci credo, ma ci spero. Spero in un mondo come questo che stiamo vivendo adesso, una volta morti. Ecco, non so se mi sono spiegata.
Complimenti. 4. Pensi che ogni cosa sia stata scritta? Allora, secondo me in gran parte sì. Tante cose, secondo me sì, altrimenti non si spiegherebbero. Credo che ci sia più o meno una bozza del nostro destino. Ognuno di noi, secondo me, ha una bozza per se stesso, che noi eventualmente possiamo modificare. Qualcosa, secondo me sì, però a grandi linee sì, secondo me sì. Sì, perché ripeto, tante cose non si spiegherebbero, ecco. 5. Credi che se sei positivo ricevi positività? Sì, tanto perché è la legge di attrazione per quanto mi riguarda. Un mese fa, per esempio, vi racconto questo episodio un po' così. Un mese fa stavo pensando a dei soldi. Specialmente a 50 euro perché mi ricordavo dei ricordi che avevo da piccola, così quindi avevo in questa mia mente continuamente la visione di 50, 50, 50 euro che erano da poco arrivati, insomma, gli euro, no? Quindi pensavo questi 50, 50, 50 e pensavo a come fare per recuperare questi 50 euro. E ragazze, ero lì alla fermata del pullman che sono scesa praticamente. Penso che ripenso che ripenso, mi cade gli occhi per terra su un foglietto strano. Avevo appena trovato una monetina anche. Ho detto, boh, ma questi mi sembrano 50. Com'è possibile 50 euro per terra? Di solito si trova un euro, qualche centesimo. Ho detto, com'è possibile, com'è possibile, com'è possibile? Saranno finti. Avete presente che a volte mandano quei volantini a forma di banconote? La prendo ed era una banconota da 50 euro. Tra le altre, quella lì era una via che di solito non è tanto frequentata. Comunque, sono stata lì con questi soldi in mano. Ho detto, boh, chiedo se qualcuno li ha persi. Non li ha persi, non c'era nessuno lì. E al ragazzi, a furia di pensare, io ho trovato comunque 50 euro per dirvi questo episodio qua. Quindi, secondo me, sì, si attrae quello che si pensa. Se si pensa positivo, si attrae positività. 6. Esiste l'amore eterno? Sì, per me è un sì assoluto. Ci si innamora, si dice, c'è una poesia bellissima, che ci si innamora nella vita 3 volte. E si dice che comunque una di queste sia l'amore eterno. Adesso se la trovo vi lascio il link nell'info box perché è una poesia che ho sempre adorato. O magari vi metto una foto, uno screenshot a fine video, non lo so. Quindi io credo di sì. Quando è quello giusto che ci completa la nostra metà, secondo me sì. Poi l'amore vero, cura tutto, vince su tutto. Quindi mi piace pensare che sia eterno. Una cosa fatta di cui non vai fiero. Diciamo che una cosa sola. Intanto mi lecco le dita che devo girare la pagina, ce ne sarebbero tante, ecco. Per esempio, ho trattato male delle persone, ho dei rimpianti, appunto, anche per questo, ho avuto modo purtroppo di tradire. Purtroppo il mio carattere, non so se è il mio segno zodiacale o se è il mio carattere, io sono una persona molto fumentina e molto vendicativa. Vendicativa. Se tu mi fai una cosa, io te la rifaccio dopo 3 volte più grande, 3 volte peggiore. Purtroppo a volte mi prudono le mani, mi bolle il sangue e direttamente agisco, non penso. Me ne pento dopo, però intanto ormai ho agito, quindi purtroppo, ecco, tante cose, insomma. Hai mai partecipato a una seduta spiritica? No, no, però l'ambito, l'ambiente mi ha sempre affascinato. Mi ha affascinato, mi affascina tuttora questo mondo. Vorrei farlo, anche se ricordo che la mia nonna diceva sempre che i morti vanno lasciati stare, vanno lasciati dormire. Mi ha sempre detto così. Io però, specialmente subito dopo la sua morte, avevo pensato di farla proprio per vederla. Per chiederle come stava, per poterle dire le ultime cose che non si fanno in tempo a dire, che si pensa sempre che le persone siano eterne e non si riesce mai a dire o non si vuole mai dire quello, insomma, che bisognerebbe dire.
Credo anche ragazze nelle faccende, le famose faccende in sospeso da fare, quindi io vorrei tanto fare una seduta spiritica anche per questo, per chiedere se la mia nonna è a posto, se ha concluso tutte le sue faccende in sospeso, perché spesso mi si presentano nei sogni e credo che i sogni siano l'unico modo in cui le nostre persone che ci hanno lasciato abbiano per parlarci. Credo appunto molto negli spiriti, nei messaggi che a volte ci lasciano, come vi ho detto, senza che noi ne siamo anche consapevoli, che siano i sogni, che sia un determinato profumo, che sia un determinato oggetto. Per esempio, vi racconto questa, anche se so che il video andrà lunghissimo, però ve la voglio raccontare perché era da poco morta mia nonna. Non me ne facevo una ragione perché è stata una cosa improvvisa. Io dormivo con lei, mangiavo con lei, ero in simbiosi praticamente con lei, era come se fosse una seconda mamma. Appunto, era poco che era morta e continuava a piangere, dormivo poco, male. Sapete, insomma, quando ci sono questi lutti qua è un po' un degenero. E niente, una mattina mi sono svegliata, mi sono messa davanti allo specchio, mi guardavo con questi occhi gonfi, dicevo: ma che cavolo, chissà se riuscirò mai a venircene fuori, cosa posso fare, cosa non posso fare. Pensavo insomma a lei, mi domandavo perché lei, perché sapete tutte quelle domande che vi fate quando muore una persona che non riuscite a capire del perché la vita abbia preso lei e non qualcun altro di cattivo. Ho sempre fatto questo ragionamento qua. E finché ero lì allo specchio, qua praticamente. Adesso vedete che c'è una chiappa sogni, ma prima non c'era niente. Dal cielo, quindi dal cielo, dall'alto, è caduta una piuma. Ce l'ho ancora. La conservo proprio. La conservo perché secondo me quella era un gesto. Non c'erano i piumini da dire magari ti è scappata fuori la piuma dal pigiama, perché sapete che i piumini perdono il pigiama. Perdono le piume, non c'era la finestra aperta da dire, non lo so, un uccello si è appoggiato. Era una piuma, ragazze, era una piuma e non c'era spiegazione. Ecco, tra le altre, poi da quel momento lì ho cominciato a capire che forse lei stava bene e mi sono messa più tranquilla. Non lo so, ho avuto proprio un senso di rilassamento così. Poi, hai mai svelato un segreto? Sì, credo che ci siano dei segreti che vanno svelati a fin di bene, e altri che magari si possono svelare per appunto vendicarsi di questa persona se vi fa del male. Ve l'ho detto, sono vendicativa, occhio per occhio, dente per dente. Comunque, secondo me sì, ci sono alcuni segreti che vanno svelati a fin di bene. Assolutamente, altro ovviamente no, cioè ci mancherebbe, non è che io adesso vado a spetelare i 420 tutti i segreti, ci mancherebbe. 10. Se vedi un carro funebre, fai gesti scaramantici. Da giovane e poco intelligente, purtroppo sì. Ora mi faccio il segno della croce, anche se vi ho detto che comunque ho un pochino abbandonato la fede, però una cosa che faccio sempre è quella di alzare gli occhi al cielo, non lo so, come se cercassi un qualcuno dal cielo. Domanda numero 11. Ti fai il segno della croce quando entri in chiesa? Vi ho detto ormai sì, la faccio. Entro in chiesa raramente, quindi però sì, la faccio comunque. Alle occorrenze in prechi? Purtroppo sì. 13. Vorresti sapere quando morirai? No. Ragazzi, tra le altre vi ho appena detto che non mi tocco gli attributi, non faccio gesti scaramantici, ho smesso, non fatemi ricominciare adesso. Quindi no, 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 grazie, no. E sei fissato con la lettura del tuo oroscopo 14? Non tanto, credo e non credo in queste cose qui. Fox mi piace tanto, lo seguo, ogni tanto leggo l'oroscopo del giornale da me, si chiama L'Arena, però credo e non credo. Credo forse di più nelle cose che dice Fox, quello sì. L'abito fa il monaco, o era l'abito che non fa il monaco? Vorresti sapere un pettegolezzo su di te? Anche no, proprio perché sono molto vendicativa, molto fumantina,
Non ho paura di alzare le mani. Quindi, se il pettegolezzo fosse brutto, insensato, cattivo, non so se riuscirei a trattenermi. Quindi, eviterei di volerlo sapere direttamente. Ecco. Qual è il tuo guilty pleasure? Qualcosa che ami fare, che è visto come cosa strana e quindi inconfessabile. Se ve lo dico però non è più inconfessabile. Quindi che ve lo dico a fare? Non ve lo dico. 18. Pensi di essere una brava ragazza? Dipende, dipende, nel senso che combatto spesso ogni giorno con il mio io interiore molto buio, molto vendicativo, molto fumentino. Ho subito grosse cose nella vita, purtroppo anche pesanti, che mi hanno portato ad essere abbastanza nervosa, incazzosa con il mondo, ad avercela un po' con tutti. Ripeto, quando succedono queste cose qua così pesanti, per colpa di persone, a cui ci si fida, che si amano, genitori, non genitori, morosi, non morosi. Cresce una rabbia che poi comunque rimane repressa perché non è che si può andare in giro e ammazzare chiunque. Quindi questa rabbia rimane repressa. Spesso nascondiamo queste cose, sorridiamo, ridiamo, facciamo finta di niente. All'apparenza ci fa sembrare delle brave persone, però dentro di noi comunque siamo lo stesso delle brave persone, ma siamo. Abbiamo un fuoco che della serie hanno un segnale scatenato l'inferno e l'inferno potrei crearlo io. Diciamo che in fase adulta riesco a gestirmi di più comunque, ovviamente, perché in fase adulta si tende a pensare, ripensare, ripensare, ripensare prima di agire. Quindi indubbiamente non posso dire che non sono una brava ragazza perché lavoro, mi faccio il mazzo tanto, lavoro giorno, notte, 6 giorni su 7, 7 giorni su 7, pago quello che devo pagare, non ho debiti, ancora non ho ammazzato nessuno, scherzi a parte. No, posso considerarmi comunque, cioè, non mi drogo, non sono un'ubriacona, ho tutte le cose a posto. Ecco, sostanzialmente, se vogliamo parlare da quella parte lì. Se vogliamo parlare dalla parte più dell'io interiore, vi dico che appunto, avete mai letto Grey di 50 sfumature di rosso, nero, quel cavolo che è, che lui dice che all'interno ha 50 sfumature di nero? Ecco, più o meno siamo così. Ve l'avevo detto io che sarebbe stato un tag pesante. Comunque, sono contenta di averlo fatto con Serena e sono curiosa di vedere anche il suo video, di sentire cosa risponderà. Non c'è da taggare nessuno, però mi piacerebbe che qualcuno facesse questo tag. Per esempio, Valentina Dolce, Ombretta, se non l'ha già fatto, e l'angolo di Marcella. Sono le persone che seguo da tanto tempo, seguo di più. Ripeto, non c'è da taggare nessuno, ma mi piacerebbe sentire anche la loro opinione perché come Serena sono persone che seguo sempre da tanto tempo e che quasi si è instaurato un feeling cibernetico, ecco. E basta, ragazze, io ho finito, vado a tirare il fiato, vi mando un bacio.